Salve a tutti, questo è un tutorial molto particolare perché non spiegherò niente di nuovo, anzi mi limiterò a dire le cose che secondo me non ci sono o funzionano veramente male nel comparto audio Linux e disabilità. Credo che sia importante che venga affrontato questo discorso perché tanta gente si vanta che Linux è forte anche il comparto delle disabilità. Non riesco a vedere questa fortezza di Linux. Adesso vi dirò perché. Secondo me non c'è ancora un programma decente per il riconoscimento vocale e neanche un programma decente per lo screen reader. Tutti diranno: "Ah, ma lo screen reader lo fa Orca". L'anno scorso a una manifestazione informatica, ESC, che si fa a Forte Barbera in provincia di Venezia a fine agosto, con dei super nerd ci siamo messi insieme per far girare Orca. L'abbiamo fatto girare con molte difficoltà e funzionava male, quindi la soluzione era metterci le mani per riprogettarlo da zero. Quindi per noi la soluzione Orca come screen reader non è accettabile, è penosa. Un'altra cosa è il riconoscimento vocale. Come riconoscimento vocale intendo un sistema integrato nella nostra scrivania che intercetti le nostre parole e guidi l'utente ad aprire il menu, ad avviare i programmi. Quindi se io dico avvia Firefox, il sistema deve intercettare la mia voce, interpretarla, aprire il programma. Non ho trovato niente del genere in Linux. Ci sono programmi a pagamento per Windows che lo fanno, adesso tutti diranno: ma a pagamento? Ok, ma come ci sono programmi fighi come Blender che fanno tutto 3D, animazione, ci hanno fatto anche film con Blender e sono gratuiti? Perché nessuno si sbatta a fare programmi per la disabilità di questo genere? Vi invito a scrivere nei commenti di questo video le vostre opinioni, perché se voi avete provato personalmente programmi o soluzioni per far girare i programmi che io ho già menzionato in questo video tutorial, ditemele, ma non dite funzionano poi quando io vi incastro, vi dico datemi delle informazioni tecniche e specifiche di dove e come l'avete utilizzato, mai utilizzato. Dovete essere tecnici, perché se mi smentite, mi date le informazioni per far girare bene i programmi che mi servono, farò un tutorial con le spiegazioni e soprattutto farò menzione delle persone che mi hanno dato la mano. Per questo tutorial è tutto, ci sentiamo al prossimo.